bellissima. Come facciamo? Che dici? Informale. Stai male, lì? Ma sconvolto proprio questa cosa. Andiamo a fare due passi. Ho messo gli occhiali in piedi, c'è un giro. Andiamo a fare due passi, ne parliamo. Dai, facciamo così, dai. Fa due passi, va. Cioè, mi voglio fare la foto. Ma che ha a dire? Sta scucciando, giustamente. Però... Dino! Che c'è? Cazzo, un po' di conforto. Ma che è successo? Gli amici. Ma lui sta scucciato e ha ragione. Che è successo? Volevo dire. A sto punto non c'è più Gamberini. Ma... dove è andato? Verona, Chievo Verona. Chievo. Però possiamo dire che sta andata anche la pioggia. Almeno quello. Ma ha messo fatti i Gamberini, mi ha ucciso. Ma sai cos'è? Brava persona, buon giocatore. Però Benitez. Ma pure tu. Non li ha mai fatti allenare con la squadra. Poi non fa niente che ci sono i ciclisti anche al raduno del Napoli, ma sai, sono quelle cose, capita. Oh no, c'è Franco Califano, non so se c'è vedete. Franco Califano qui. Ecco. Franco, grandissimo. Ciao Franco, come va? Stiamo a posto. Sì, hai saputo oggi? E Gamberini è andato via. Gamberini va via. Come facciamo? Ci mangiamo, che ci facciamo di Gamberini? Dici tu. Miciu? A proposito di Miciu. Bisogna vedere ancora come va. Koulibaly? Un po' il ragazzetto. Sì, Franco, solo giusto. Dì. Tutto il resto. È noia. Grandissimo. A proposito di Miciu, c'è il nemico di Miciu, il San Bernardo, è venuto qua. Lì no. Per favore. Aspetta, andiamo a San Bernardo. Queste cose no. Aspetta. Queste cose no. Dino, non mi rifiuto. Lui è una delle persone più per bene. Delle persone più per bene del nostro ambiente, Antonello Giannetti. Ciao ragazzi, buonasera. Napoli 24. Antonello, è una tragedia oggi, visto? Perché? Che è successo? Fatte Gamberini. Che è successo? È andato Gamberini. Ma è una brava persona. Un ottimo giocatore. E auguri in bocca al lupo per la nuova... Però va a Verona, perché? Gliele facciamo lo stesso? Assolutamente sì. In bocca al lupo per la nuova esperienza professionale e che possa far emergere le sue qualità. Vedi, Antonello, da una persona per bene come te a... Tornardino con il... Basta, cosa c'è, Dino? Basta e tirare. Cosa c'è? Come l'hai preso l'addio di Miciu? Miciu, che ne dici? San Bernardo, piccolino. 90 kg. E Miciu? Ecco. Che bello. Che c'è? Ecco, guarda come sta cosa qua. Vediamo dopo. Che ne dici? No? Sei un po' giù brutto per l'addio di Gamberini. Non fa niente, capita, cioè il mondo va avanti. Che grande, aiuto. Oh, io andrei a trovare qualche collega da qualche parte. E andiamo. Giusto perché. Ce n'è qualcuno che lavora. Ma magari andiamo a vedere. Lavorano tutti quanti. Chi c'è al campo e chi non viene, però. Qualcuno dovremmo trovare, che diamine? Oh no, Dino. Sì. Tipo? Dai, fammi qualche tipo... nome. Dico di voi. Ma c'è una buona notizia, che raga. Domani torna Vargas. E lì c'è anche Vinny Credendino. Vinny che ci saluta. Scusi. Vinny. Vinny, scusa. Questo è il... Vinny, stamattina però mi dovevi avvertire che avevi già fatto il trash. Faggio. Ma come, hai già fatto il trash? Più trash di così, Simone. Ma chi è questo bacio? Perché trash? Non è che ti piace Fabio. Vinny, ci racconti oggi Benitez che cosa ha fatto a Road TV? Cosa ha fatto? Ti abbiamo visto. Dove? Sul microfono. Ma che ti ha detto? Ha detto una donna foto. No, non ha detto. Spagnolo, al massimo dire, così no. Ha scritto. Ha detto anche un po' in italiano. Che ha detto? Ovvero? Ha detto un autografo per boss. Per boss. Ma che lingua è boss? Non esiste. Allora, no, ma basta. Lui è il bello di Di Maro. Ma cos'è lui boss? È il bello di Di Maro. Boss, dai, il bello Fabio. Di Di Maro. Chi è il bello di Di Maro? Vinny Credendino. Vinny Credendino, ma si sì, ma del boss, dai. Boss aspetta, non aspetta, è né no, italiano né ho spagnolo. Visto. Aspetta un attimo, Dino, cosa c'è? I colleghi stanno di là. Oh, andiamo dai colleghi, va. Quanti ce ne sono? No. Sì. Nah.
C'è Achille. Ah. Vedete Achille? Sì, Achille e Aiello. Achille è più veloce. Achille è più veloce. Qua c'è anche Rasta, no, a volontà. Adesso vi presentiamo un personaggio di questo ritiro, colui che ha creato la rotonda Cavani e colui che quando è andato via il signor Ignacio Fidelev piangeva di rotto. Sei già accorto che stavo venendo, stavamo Achille Aiello. Ciao Achille, come il stai? Migliore amico di Ignacio Fidelev, assessore all'urbanistica. Come state? Che dici? Ha fatto la rotonda Cavani, tutto a posto. Un po' dispiaciuti perché quest'anno è l'ultimo anno di Dimero. Vabbè, non è detto però, Formisano ha detto che forse io oltre a Formisano io credo più nelle parole del nostro grande sindaco di Dimaro, il buon Romedio. Fenomeno. È un fenomeno di personaggio e spero che l'anno prossimo si riesca a firmare per più di 3 o 4 anni. Ritornare, io l'ho sempre definita la nostra Napoli. Scusami, ti interrompo. Ci racconti la tua amicizia con Ignacio Fidelev? Che fine ha fatto questo Fidelev? Dove sta? Troppo, questo io l'ho sentito a Natale perché giustamente ci facevamo gli auguri. Come giocatore non lo devo dire io. Purtroppo non era. Per me era forte. Era forte. Molto va forte. Benissimo. Meritava, ma io lo reputavo più che altro come uomo, è un grande uomo, una persona di prim'ordine, un poco come, non so se voi l'avete anche seguito, come con no? Il ritiro di Folgaria. Ma era sta notizia che stava passando al Manchester? È probabile, probabile. Manchester United. Probabile, molto probabile. Mi fa piacere meritata, perché è forte. Mangalla lo voleva. Sì, sì, sì. Ma a me purtroppo quello che mi è dispiaciuto tantissimo, 6 anni fa, è l'allontanamento dal nostro gruppo del grande Tanke Dennis. Ancora tornerà, dai. I giocatori passano, l'importante è la maglia. Parliamo di incocciati. No, ma anche di Sergio. Magari Raffaele Sergio, non ve lo ricordate? Entriamo in tribuna stampa. Entriamo, dai, andiamo a vedere un po' cosa si dice. Sta pure dispiaciuto per l'addio di Venturin, non so se lo ricordate. Senti. Achille è dispiaciuto. Aspetta, noi dobbiamo fare un paio di cose, considera che siamo a 7 minuti e mezzo. Ah, vogliamo fare. La tribuna stampa leggermente. Allora io farei innanzitutto un saluto al nostro collega del mattino. Il nostro nuovo collega del mattino, il giornalista di punta del mattino. Un saluto a Bruno Maiorano. Bruno, mi raccomando. E chi è? Sagnà. Sta venendo. E chi è Bruno Maiorano? Bruno Maiorano. No, ma se dovete dire questi nomi così, allora spariamo anche Pietro Mosca che sta entrando in una stampa. Vabbè, allora io farei un flash su Pietro Mosca. No. Va bene, io direi anche un'altra cosa. Faccio anche un saluto a. So che ci stanno seguendo addirittura anche in Puglia, Claudio. Sì, in un villaggio. Ma è lontano la Puglia. Ci sono tanti napoletani e so che questo video lo stanno mettendo in un anfiteatro di circa 3.000 persone. Addirittura, beh, salutiamo i ragazzi, siete più forti, cioè continuate a seguirci. Mi raccomando, domani arriva l'ufficialità di Fidelev al Manchester United, Venturin e Di Fusco pure se ne possono andare. Sotto fuoco Califano, sì. E come faceva Califano? Tutto questo è noia, non ho detto noia, penso. Vabbè, penso che possiamo anche chiuderla qua, dai. No, ma io la volevo chiudere così. Il problema è che, come possiamo vedere, c'è Dino che è amante degli animali, ragazzi. Finisce qui. Come si chiama? Come? Ciro. Claudio. Si chiama Ciro.